Ed eccoci ancora insieme a lasciarci guidare in questa nostra riflessione dall'esperienza sacerdotale, quindi dalla missione che Padre Pio ha vissuto. E devo dirvi che il libro che ci sta accompagnando, il libro Lettera ai Sacerdoti, scritto da Padre Emiliano Antenucci, un cappuccino, e Stefano Campanella, entrambi gli autori sono noti ai più, è veramente un dono non solo per i ministri ordinati, i sacerdoti, ma anche per il popolo di Dio, perché ti costringe, anche delle volte in maniera forte e inquieta, a riflettere su questo grande dono del sacerdozio. Fino all'ultima puntata abbiamo visto un po' il cammino di preparazione, di formazione, cammino piuttosto difficoltoso, ostacolato molte volte, questo cammino di Padre Pio alla sua ordinazione sacerdotale. Da oggi entriamo un po' più nel suo, nella sua esperienza mistica, anche per tanti aspetti, del suo sacerdozio. E la prima domanda che ci poniamo è: ma Padre Pio che idea aveva del suo sacerdozio? Cosa pensava del suo sacerdozio? Aveva una grande consapevolezza, una profonda consapevolezza, che il sacerdozio, il ministero a cui il Signore lo aveva chiamato, era di un'altissima missione. Tutto l'epistolario testimonia questa sua consapevolezza, ma noi lasciamoci appunto guidare da alcune sue parole, alcune sue riflessioni, in cui Padre Pio appunto ci fa comprendere l'altezza e la profondità del suo ministero. Così scrive in una lettera al suo confessore, padre Agostino da San Marco in Lamis. Padre Pio dice: tutta la mia persona è consacrata a Gesù e da Lui mi sento stretto da un doppio vincolo. È come cristiano e come sacerdote. E per questo appunto io tremo al solo pensiero che questo doppio vincolo potesse essere momentaneamente rallentato. Cioè Padre Pio pensa che il suo essere cristiano e sacerdote, nel momento in cui questo vincolo si indebolisca, lui trema, trema dentro, trema di paura. E poi si chiede: ma sarà possibile che tal vincolo possa rompersi? O quel che è peggio, potrà mai darsi che sia stato rotto senza conoscerlo, eppure averne la certezza in contraria? Certezza tale che solo può uguagliarsi a quella che si ha dell'esistenza di Dio? E poi terminava. A questa interrogazione, sento dal fondo del mio spirito rispondermi che ciò non potrà mai darsi, a meno che non si sia un eresiarca. Eppure, conclude Padre Pio, io vorrei concepire il dubbio del mio stato. E perché non mi è possibile? E perché non gli era possibile a Padre Pio concepire questo dubbio del suo stato? Lo vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!